Buongiorno da Tirana. Cosa voglio dirti? Oggi praticamente il tuo Max di quartiere ti vuole far vedere questa cosa. Siamo più o meno nella zona di Alidemi a Tirana e guardate un attimino la tipologia delle abitazioni, la tipologia anche da questo lato. Quando cammino per Tirana ti faccio vedere le macchine, grattacieli, perché sono in piazza Skanderbeg, ma nelle zone un po' non tanto limitrofe, vicino al centro, come può essere Corso Buenos Aires, che poi va in Viale Padova a Milano. Chi non è di Milano non può capirlo, ma io altre zone dell'Italia non le conosco. Fate presente una cosa molto molto importante: l'Albania è uscita del 90 da un regime, guarda, vedi, questa è sempre ricchezza versus povertà, è uscita da un regime comunista, ma di quelli seri, non come il partito comunista che c'è in Italia. Qua stiamo parlando di dittatura. Quindi quello che è stato fatto in questa nazione, in questa città, in 90, 2000, 2010, 2020, in 30 anni, è qualcosa di enorme, bello, e da fare complimenti a questo popolo. Ora comprendo quando qualcuno di voi mi dice: no, ma comunque le case le puoi trovare a 200 euro. Ovviamente magari in palazzi così 200 euro, certo. Il fatto è che io non posso andare a vivere in una casa così, perché a me serve essere in pieno centro, mi serve muovermi, e quindi per questo gli affitti sono molto più cari per me. Probabilmente quando mi scrivi "ci sono anche case da 200 euro intendi questa tipologia di case, ma manco in Italia vivevo in una tipologia del genere, quindi faccio fatica ad adattarmi, nonostante il mio grande spirito di adattamento. E quando dico c'è da fare complimenti al popolo albanese, intendo questo perché quando sono andato alle Bahamas, dove alle Bahamas sono un arcipelago di isole che hanno 50 anni, sono partiti da zero e hanno costruito con i soldi dell'America, perché le Bahamas è il turismo per l'America. Qui c'erano già delle costruzioni antiche, Benito Mussolini ne ha fatte molte, e hanno ribaltato uno stile di vita che era un regime di oppressione, soppressione, come dite voi, come preferite, e sono cresciuti tantissimo. Quindi io amo tantissimo gli albanesi, soprattutto quelli che stanno qua, perché a volte leggo dei commenti di albanesi che probabilmente si sono dimenticati la loro patria all'estero, e se non è così non scrivete le sciocchezze sotto. Quindi rispettate un popolo che è venuto fuori da un regime tra virgolette di schiavitù, ma capite le mie parole perché comunico abbastanza bene, e sono cresciuti tantissimo. Quindi lode e onore al popolo albanese. Grazie.